parlaci di Norby. Com'è nato il simpatico gattone con Binaguai? Ora, com'è nato Norby? Innanzitutto devo dire che questa è una cosa che dico sempre. Norby era un gattone realmente esistente. Nella realtà si chiamava Amedeo. Dico purtroppo il passato perché ormai non c'è più. È stato un grande amico per quegli anni che abbiamo passato in qualche modo insieme. Come personaggio Norby è nato, in questa maniera un po' buffa, come compito a casa durante il mio periodo alla scuola internazionale di comics. Questo nostro insegnante, Massimiliano Valentini, che ci spiegava il fumetto comico, ci aveva dato come compito quello di scrivere un soggetto umoristico. E allora, sai, io non sapevo bene cosa fare, cosa non fare, eccetera, eccetera. E ricordo che mentre ci pensavo, sul tavolo era saltato sopra, per l'appunto, il vero Norby, che mi guardava, e io lì ho avuto l'illuminazione proprio. Perché dici, cavoli, quante volte l'ho immaginato, dato che lui era un gatto, per l'appunto, molto buffo, poi era bello rotondo, era proprio un gattone gigantesco nel vero senso della parola, un piccolo Buddha sotto certi aspetti. E io me lo immaginavo sempre in situazioni, no, buffe, avventurose, eccetera. E io ho detto, ma cavoli, ce l'ho qua il personaggio. E lì nacque, tra l'altro, il soggetto del primo poi episodio di Norby che ho pubblicato, Norberto Cuor di Gattone. Quando l'avevo letto in classe, il soggetto, devo dire che avevo scatenato un po' l'ilarità generale dei compagni e anche dell'insegnante, e quello fu proprio quello che in qualche modo mi fece capire che era un qualcosa che potesse funzionare, e quindi da lì è nato tutto. Pubblicai poi il primo episodio di Norby, e poi in Manfont ho pubblicato quelli che sono adesso tutti i volumi di Norby. Quindi questo era la raccolta dei primi volumi di Norby, che si intitola Norbibus, quindi con quattro storie all'interno. Sempre disegnato da Jessica Ferrero, che tra l'altro anche lei ha esordito come fumettista e illustratrice su Norby, colorato da Eva Castelli, Massimo Cavenaghi e Alessandro Alessi Anghini nella prima edizione. Poi c'è stato Little Norby, che sono queste storielle proprio monopagina di vita da gatti proprio, no? Questa è proprio una serie nata sul web con Norby da cucciolo. L'avevo fatta per cercare di pubblicizzare un po' il volume vero e proprio, Le avventure di Norby adulto. In realtà era piaciuta tantissimo e quindi poi l'avevo pubblicata in volume. Addirittura ne ho pubblicato un seguito, che era Quando il gatto è in vacanza. Tra l'altro, non ve l'ho detto, ma tutte le copertine che state vedendo adesso, da quando siamo in Manfont, sono realizzate da Liana Recchioni, questa bravissima illustratrice, che poi in Little Norby lavora anche come colorista. E poi ci sono le avventure di Norby adulto, che sono quindi il Norberto innamorato, quindi con Norby che si innamora, ci sono anche un sacco di citazioni auliche, no, al tema dell'Orlando, eccetera. E qui c'è sempre Jessica ai colori, sempre Liana alla copertina. Scusatemi, Jessica ai disegni, Liana alla copertina. I colori sono fatti da Massimo Cavenaghi, Sara Antonellini e Sharon Marino. E poi c'è l'ultimo nato, eccolo qui, anzi posso fare anche così sono ancora più inquietante, La leggenda degli animali straordinari, che quindi, come avrete notato, prende un po' spunto dalla Lega degli straordinari gentlemen di Alan Moore. E qui il team Norby è anche qui un pochettino cambiato, alla copertina e disegni sempre Jessica e Liana, alle chine c'è Andrea Boscolo, e mentre invece ai colori Giorgia Lanza. E questo per l'appunto è l'ultimo fumetto uscito di Norby. Eccoli qua gli animali straordinari, tra l'altro. Ed è uscito da pochissimi mesi, perché è uscito in occasione di Cartoomix 2018 a Milano. E quindi questo è, sono storie che io
penso e scrivo sia per adulti che per bambini, abbiamo un sacco di piccoli fan di Norby e quindi devo dire che probabilmente i bambini sono effettivamente il pubblico che più amo e a cui più amo parlare effettivamente. Danno sempre tanta tanta soddisfazione. Avete in mente nuovi progetti? Dunque, i prossimi progetti. Allora, per quello che riguarda Norby, sicuramente c'è l'idea di fare un terzo volume di Little Norby per chiudere la trilogia e poi di fare un nuovo volume di Norby adulto, un volume tra l'altro che parli un pochettino del passato di Norby per quello che riguarda i suoi genitori. Abbiamo già visto parte del passato di Norby in una delle storie del Norbius, dove abbiamo visto la madre di Norby, di cui tra l'altro non sappiamo che fine abbia fatto, e quindi questo sarà lo spunto narrativo principale del nuovo episodio, che uscirà non prima del 2019, anzi forse in questo caso del 2020, visto che nel 2019 ci dedicheremo a Little Norby. Per quel che riguarda invece altri progetti, bene, ho tantissimi in realtà, diversi sono ora in fase di studio e valutazione da parte di alcune case editrici italiane e diversi, in realtà posso già dire che, vabbè, visto che l'ho citato prima, Andrea Boscolo, l'inchiostratore della leggenda di animali straordinari, con lui ho pubblicato un fumetto per la Manfort, che è la guida per la dominazione del mondo, che è questo, e un fumetto decisamente demenziale, come vedete, e con questo faremo il seguito per la Manfort, anche qui direi non prima del 2019. Di altre cose, ahimè, non posso parlarne al momento, e quindi, insomma, seguitemi, adesso... Mi fa sempre ridere dire questo, mica sono una star o un personaggio importante, però se siete curiosi, ecco, di solito quelle poche volte in cui sono social ne parlo, però sì, di carne al fuoco ce n'è tantissima, proprio perché lavoro spesso e volentieri su tanti progetti in contemporanea. Qual è la situazione più strana a cui avete assistito in fiera? Allora, di cose strambe capitate in fiera ce ne sono un'infinità. Sicuramente posso dire che una cosa che mi fa sempre molto ridere è quando vengono quelle, soprattutto persone, magari dei bambini, che hanno magari letto Norby, che poi hanno preso un gatto, un gattino, e l'hanno chiamato Norby. Addirittura una volta è successo di questa coppia di questo conoscente che aveva due bambini, un giorno hanno trovato questi due gattini, maschio e una femmina, uno l'hanno chiamato Norby e l'altro l'hanno chiamato Norba. Mi ha fatto un po' poverina lei, più che altro. E poi no, vabbè, c'è una scena che ogni tanto mi ricordo e mi fa sempre molto ridere, una Lucca Comics di qualche anno fa, arriva questa coppia che vuole comprare Norby e loro mi chiedono una dedica. E allora gli chiedo il nome e lui o lei mi dicono: beh, sono per me, per il mio compagno e poi per Ettore. E io dico: ah, Ettore sarà il vostro gatto, allora. E loro mi guardano e mi dicono: ah, no, no, Ettore è lui. Si piegano, hop, e tirano su, mi mettono sul banco davanti a me questo Carlino, tutto sbavazzante, ansimante, eccetera, vestito da ninja di Naruto, proprio così. io e Jessica, che ci siamo rimasti malissimo, tra l'altro era perché proprio non ce l'aspettavamo, no? Tra l'altro credo che fosse proprio un vero e proprio cosplay di un personaggio di Naruto, perché mi sembra che ci siano dei cani ninja in Naruto e forse proprio un Carlino, però adesso non lo ricordo esattamente, perché Naruto non lo guardo e non lo seguo da tantissimo, quindi mi sono perso un sacco di cose. Però vabbè, comunque in realtà di aneddoti fieristici ce ne sono a tonnellate, devo dire, per cui questo però non so perché ogni tanto mi viene sempre in mente. E vabbè, detto questo, se non ci sono altre domande, Deb, io ti ringrazio nuovamente, saluto tutti voi che avete seguito questo video, mi spiace se mi sono impappinato un sacco di volte, mi spiace per questa mia voce molto poco sexy, però dai, ci vediamo la prossima volta, ci vediamo in fiera e
comprate Norby. Ti ringrazio Marco per averci dato un po' del tuo tempo per questa intervista. Marco non ha fatto solo ovviamente la serie di Norby, ha fatto anche una serie di fumetti molto dark, se vogliamo, alla Sin City, che si chiama Shadow. E appunto è una trilogia di volumi autoconclusivi ed è, se vogliamo, un noir thriller. Io ho letto solo il primo volume, però ve lo consiglio caldamente. Questo episodio si conclude così, spero che vi sia piaciuto e arrivederci alla prossima puntata.